Varisti, il tuo personaggio a un certo punto nel film dice: ci sono due tipi di persone al mondo, chi ha paura di soffrire e chi ha paura di morire, e alla base c'è sempre il sentimento della paura. Credi che è di quella che dovremmo imparare a liberarci? Well, of course. Ma in realtà penso in un certo senso proprio di sì, e devo dire che personalmente ritengo che la cosa principale di cui ci dovremmo liberare forse è proprio la paura della morte, perché ci sono cose ben peggiori che possono succedere, possono capitare oltre alla morte, e nel momento in cui capiamo e ci rendiamo conto che della morte non dobbiamo avere paura, perché comunque siamo esseri mortali, prima lo facciamo e prima iniziamo a vivere la vita in maniera più felice e quindi entrare nella vita vera. Real life. Irene, questo film racconta anche di una certa mentalità che tende a mettere sullo stesso piano la felicità con il successo economico, ed è ambientata in un certo posto preciso dell'Italia, del quale tu poi fai parte. Volevo sapere se ti sei ritrovata in questo racconto, anche dei luoghi che viene fatto nel film. Ma è quello che sicuramente mi ha colpito di più fin dall'inizio, anche perché appunto era una storia che non viene raccontata da persone che vengono da lì, e quindi mi ha sicuramente colpito, ed è stata una bella occasione poter innanzitutto trovare e riscontrare la loro capacità di intercettare esattamente questo aspetto e poter raccontare una cosa che poi nelle nostre biografie di chi proviene da quelle zone, o almeno da parte di chi... È una cosa contro cui si lotta, è una cosa che ti influenza nel come immagini te. Poi io parlo dai miei 25 anni, e quindi forse è una cosa ancora più che in un certo periodo della vita, no, viene avvertita come un peso, però poi in realtà si riverbera su tutta l'esistenza di ciascuno di noi, ed è veramente una cosa che ha la capacità di disumanizzare, è una cosa che ha la capacità di far sentire soli, è una cosa che colpisce in mille modi diversi e che mi interessava poter raccontare da questo punto di vista critico, attraverso una storia di un uomo che perde e che non si arrende, che si relaziona a questa cosa qui, e dal punto di vista della figlia che subisce a livello affettivo, umano. Questo è un film su tre linee temporali, tripartito. Volevo sapere, Ciro, che tipo di guida era stata sul set, se avevate fatto delle prove precedentemente al girato vero e proprio, per cercare di capire meglio come muovere i vostri personaggi, perché sono tre linee narrative che fanno vedere tre tipi diversi proprio anche di umori, di storie. Well, what we saw at the end, in realtà quello che abbiamo visto alla fine come risultato nella versione finale del film non è assolutamente quello che noi abbiamo realizzato sul set, nel senso che noi abbiamo seguito quella che io ho definito una drammaturgia lineare, e quello che abbiamo fatto e quello che fanno sempre gli attori. Abbiamo seguito la storia, abbiamo recitato la storia così come era peraltro anche riportata nella sceneggiatura, e soltanto dopo, tra il lavoro di Ciro e il lavoro del montatore, solo nella sala montaggio il film è stato montato, è stato costruito così come lo vediamo sullo schermo. Noi abbiamo semplicemente seguito la storia, e questa è stata una cosa veramente particolare, perché io ieri sono rimasto molto sorpreso nel vedere come questo tipo di montaggio realizzato in questa maniera addirittura approfondisca, dia maggiore profondità alla storia. Noi abbiamo semplicemente seguito la storia in maniera lineare, portando avanti, cercando di perseguire quelli che erano gli obiettivi dei nostri personaggi. Deepening the story somehow. Per te, Irene, invece il lavoro con Guido com'è stato? Perché il tuo personaggio si interfaccia quasi esclusivamente con lui, e c'è questo rapporto di intimità poi, ma anche di conflitto a un certo punto che si crea nel film. Il lavoro con Guido è stato molto bello, e noi ci conoscevamo. Guido è uno dei volti che associo alla mia primissima esperienza quando avevo 15 anni, quindi credo che questa dimensione abbia approfondito e creato le condizioni veramente un po' per rosicchiarci uno spazio di estrema intimità e di connessione emotiva, che per me era fondamentale.
a un certo punto sul set avevo la sensazione quasi di pescare suoi tic nervosi durante il tempo di lavoro tra una scena e l'altra, perché mi sentivo veramente un pochino schiusa al suo mondo, al suo dramma, in quanto figlia, no? Aveva un parallelo diretto il mio lavoro di attrice con lui, compagno in scena, e l'ascolto della figlia. Il mio personaggio fondamentalmente si colloca nella storia da questo punto di vista, quindi è stato veramente bello e il tipo di lavoro questo, ecco. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie, grazie.